Per quante ricerche si decidano di commissionare, la realtà dei fatti è che la carenza dei medici è un problema a livello nazionale e va risolto a livello governativo. La Regione farà quanto possibile di sua competenza. Come afferma la Lanzarin, assessore alla sanità della Regione Veneto, tra il 2023 e il 2025 andranno in pensione 462 medici, mentre 700 saranno i giovani medici che si diplomeranno nello stesso arco di tempo. Quindi la situazione non sembrerebbe così catastrofica come descritta dalle ricerche del PD, sostiene l'assessore. I medici di medicina generale che si diplomeranno, aggiunge la Lanzarin, usciranno dal corso triennio formativo 2021-24 in medicina generale, organizzato dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica della Regione e si affianca agli altri due corsi già attivati che si concluderanno a settembre 2023 e a luglio 2024. Si tratta di corsi di formazione realizzati dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica affiancata alla Regione. Purtroppo il numero di laureati in medicina non è congruo a quelle che sono le necessità, ma questa non è una scelta regionale. Il compito della regione è quello di fornire a chi diventa medico un percorso professionalizzante.